boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Allora, dovrebbe funzionare tutto. Spero che funzioni tutto. Forse Big lo sentirò dopo. Buonasera, buonasera nottamboli, benvenuti. Facciamo un check. Scusate. La prima volta. Sì, funziona tutto. Benvenuti sul circuito del Bahrain per un'amichevole di lobby notturne, World Lobby Notturne. Io sono Zama, prima volta con questa bella traccia Tech House. Arrivo direttamente perché non funziona. Adesso funziona, eccomi qua, ci sono. Buonasera a tutti. Ho gli occhiali perché mi dà fastidio la luce. Poi sono in compagnia della mia scimmiettina con la maglietta della Ferrari nuova. Spero che funziona tutto. Forse Big, mi senti adesso? Forte e chiaro. Ok, buonasera a tutti. Eccoci qua sul circuito del Bahrain, dove
Di solito a quest'ora si tengono i fucili in mano, come dici te, caro Big Chief, invece qua teniamo o i controller o i volanti in mano sul circuito dove il cavallino rampante ci ha fatto veramente prendere il fucile in mano dal godere tantissimo. Allora, siamo in pista con Pizzarè, che Pizzarè è stato il mio compagno di squadra in quel Canada meraviglioso dove mi sono lanciato come una catapulta. Bellissimo quel video. Big Chief oltretutto è anche in pista, quindi Big Chief sta facendo un'orgia, nel senso che sta correndo e sta anche commentando, diciamo, quindi dopo ovunque. Vediamo cosa succederà. Allora, io la chat la vedo ancora spenta e speriamo che dopo si vivacizzi come i migliori set di Rocco Siffredi. VPR Zio Badino, che lo conosco perché viene dal Virtual Pro Racing. Pietro un gran manico che viene da Imola. Poi abbiamo Crifala, Irving, anche lui un gran manico. Manfrino, che è abituato a fare il Blade. Poi abbiamo Colombo, eccolo qua, Mu Ferrari, lo cito come un gol al commento di Fabio Caressa. Emanuelson, Scheggia, Cormeg. Questa potrebbe essere bannabile, chiamiamolo Pale 27. Flocky, eccolo qua, uno dei miei pupilli, Diablo, e Mirko Mitocruz, lo chiameremo Mirko perché è un cognome... Mirko per comodità. Mirko per comodità e per facilità. Allora, siamo qua sul circuito del Bahrain, siccome non ci basta ancora questa parte asiatica, ci piace sempre di più questo circuito, andiamo a vedere i primi giri cronometrati che stanno per essere sparati. Arriva appunto il mio compagno in cabina di regia, Big Chief, all'ultima curva e sta per chiudere il suo giro con il crono di è alto 1.28.6, però lo mette in sesto con la media. Adesso presentiamo che c'è anche Kevin, ecco, in live. Kevin è Diapo. Kevin è Diapo, giusto? Esatto. No, come no? Sono io. Sì. Mannaggia te che mi dici sempre di invitarti. Che miseria che mi dici di invitarti. Non mi inviti mai, non mi hai ancora invitato. Io non lo so. Io sono qua con la mia scimmiettina che adesso non so, forse dal microfono se si sente. Insomma, una certa lingua di un paese che non posso dire, ovviamente non dirò mai. Con la mia... l'avete capito. Con la mia scimmiettina. Andiamo, dai, basta con le chiacchiere qua. Bisogna commentare il format nuovo delle lobby notturne che arriva come una catapulta su Twitch. Abbiamo Mu Ferrari che è nella curva 11, su questa lunga curva 11, però prende il taglio e giro annullato con questi grandissimi bug. Intanto, del cazzo. Si è ritirato alla curva della morte. Ah sì, Corrado, il grandissimo Corrado, che lo citava sempre Corrado. Jade sembra come suo figlio Corrado. E poi qua c'è Pietro che gli piace fare il Blade a curva 5-6, se non mi sbaglio a curva 7. Pietro ha deciso di fare il Blade con la Aston Martin. Allora, Mu Ferrari ci riprova, Emanuelson i box, Diablo Edo si è girato la curva. Edo 96-16, l'altra Aston Martin, anche l'altra Aston Martin ha deciso di fare il Beyblade. Allora, Pizzarè quarto. A me le qualifiche non mi garbano tanto, a me le qualifiche sono sempre un po' così scombussolate. Ricordo che sono complete, quindi attenzione. No, come complete, ragazzi. Brevi. Mamma mia, mi ha fatto prendere un infarto già. Brevi. Complete, io stavo male. Allora. Vabbè, Colombo. 50 minuti in più. Manca uno che mi piace come lo chiamate. Il pianista, il famoso pianista mi manca. Stanislavski. Stanislavski, sì. Esatto.
manca che con lui ho avuto dei problemi in Canada, però abbiamo risolto subito. Allora, sì, Mu Ferrari sta per chiudere il suo giro con questa as ancora ricoperta di quelle striature che ricordavano la Russia, che io ancora non capisco perché la Code Master non le abbia tolte, però vabbè. Arriva Mauro, arriva Mauro, arriva Mauro. Mauro arriva come un missile, Mauro sul traguardo. È alto 1.27.5, però è buono. Al momento l'unico sotto al 27, vabbè, chiaramente sempre oddio. Sì. Là davanti c'è zio Badino che fa il fenomeno. Inizia già a fare il fenomeno. E abbiamo Manfrino, ottimo Manfrino, ottavo Manfrino con, bello, cattivo tempo, con la McLaren, Colombo, nono, decimo, Irving, qua non c'è nessuno che sta facendo un tempo, mannaggia, ecco perché odio le qualifiche, io a me piace andare direttamente al sodo sulle cose, con le cose serie. Passiamo alle cose formali. Ecco, sì, diceva così Mirabelli e Fassone. È proprio la stessa voce, la stessa Fassone, lingua. Fassone. Allora, basta. Pietro, affronta l'ultima curva. Buonasera, Criccara, tanto leggo un po' la chat. Buonasera, Criccara, buonasera a tutti. Ah, beh, la chat Robin non Tune, va. La chat Robin è buggata. Robin Tune che Jade ha scritto se non è 100%, in teoria sì. Da quel che ho visto, a Kubrevi 100%. A me la chat dal telefono non va, sembra come... devi chiuderla e riaprire. Sì, io l'ho già chiusa e riaperto. Nel frattempo Pietro è passato sul traguardo con 1.33.862. Decesso. Fammi provare a scrivere. È stato un altro decesso, occhio. Chi è morto, però. Non so chi. Non vediamo nessun cadavere. Ho visto qualcuno... Sì, ho dei problemini con la chat, non riesco. Infatti mi sembrava strano che la chat non andasse, chiedo scuse. E purtroppo dal PC non la vedo la chat. Ah, ok, Jade ha scritto che in questa gara serve come qualifica per la gara delle due in Cina. Sì. Ricordiamo che in maniera clamorosa abbiamo avuto ben 24 iscritti alla gara delle 2.30 in Cina. Che quella ci sarà copertura mediatica da me medesimo. Alle 2.30 di notte o alle 2.30 di... Sì. No, 2.30 sì, di notte. In teoria tu ci sei in telecronaca, no Zama? Alle 2.30. Quando? Quando? Alle 2. Alle 2. Alle 2. Adesso dopo. Come adesso, ragazzi? Siete fuori di testa, veramente. Dai, la scimmia sembra sveglia, carica. Non capisco, non mi va la chat. Adesso provo a chiudere Twitch, a riaprirlo. E tu hai full league, Zama? Perché stai scrivendo... Perché non capisco, non riesco a vedere i messaggi degli altri nottambuli, che io ci tengo a vedere i messaggi dei nottambuli. Tanto vediamo un po', Pietro 27-0 con giallo, buon tempo. Ok, grazie Kevin. Allora, Pietro è tornato a fare il Pietro e fa 27.0.50. È molto vicino al crono di zio Badino. Io Pietro lo considero veramente un fenomeno. Dubat. Tanto lo zio è sotto di 4 decimi al primo settore. Vediamo il secondo. Lo zio Badino. Allora andiamo sullo zio Badino. Che fa fucsia. Fucsia fa zio Badino nel secondo intertempo. Arriva verso il traguardo, verso l'ultimo rettifilo e lo porta verso l'ultima curva del tracciato del Bahrain. Affronta l'ultima curva, andiamo on board. Andiamo 25-8 Edo, intanto Barra sarà superato. Settima, subito. Ottava Edo, 25-8, 25-5, 25-5 VPR zio Badino che col DRS fa i 315 km orari. Grande manico. Oh, Big Chief 26.8, terzo. Ecco, Big Chief appunto 26.8. Primo degli altri. Emanuelson, crash di Emanuelson. Eccolo qua, crash di Emanuelson. Attenzione che c'è Diablo. Voglio tenere d'occhio Diablo, anche se mi sembra un po' altino nel primo intertempo, sbaglio. Un appunto che per i piloti e voi, tanto i piloti che ci stanno ascoltando, il caro signor Zio Badino è tipo 16° o 11° al mondo in prova a tempo in Bahrain. Ecco, niente ragazzi, abbiamo dei fenomeni, non c'è niente da fare. Arriva se Diablo, vi interessa, se vi va ancora di correre, dopo questo. 26.5 intanto Diablo la mette lì, il mio Diablo. Diablo l'ha messa lì. Quarto, mi dispiace, davanti, a Big Chief. Davanti a Big Chief. Chiedilo pure.
Pizzare, attenzione a Pizzare. Pizzare. Io spezzerei una lancia a favore di Flocky, che lui, ricordiamo che lui è australiano, vive vicino nelle zone di Sydney, che anche oggi è presente. Lui, a differenza nostra, da lui è giorno. Ah, che bello. Le lobby notturne per lui sono perfette. Ma infatti lui fa le lobby pomeridiane, perché alla fine... Cioè, che poi sono mattiniere in realtà da lui. Ah, quindi, e quindi là in Australia, bella vita che fa adesso al caldo. Sì. Dipende, ci sono dei ragni grandi quanto una PlayStation. Ma è vero sta storia, Flocky, tu che stai ascoltando. Ma così grandi ragni. Io gli credo. Io c'ho paura. Flocky è nel giro. No, ma attenzione, ci sono delle cose attenzione, che scheggia che sta andando verso il secondo intertempo. 1-6 e 388. Sto guardando anche Mauro, lui che si fa il suo adesso. Scheggia. Giro annullato. C'è un anche... secondo e uno Mauro. Un secondo uno Mauro di miglioramento del secondo dov'è, settore. Dov'è, sta dov'è? Arrivando. Eccolo Mauro. Che va ad affrontare l'ultima curva. Largo lì. Stringe bene qua. A sfiorare il cordo. Sto cordo forse fa perdere un pochino l'uscita così. Fra vediamo. 26. Terzo. 1:26.0. Bravo. Aspetta, Mauro. Facciamo notare anche la grafica della Halo, bellissima. Della Halo. Halo. E non è Halo, la grafica, ma ciao è in tedesco. Bravo, hai studiato. Di tedesco so poche parole. Halo, Kartoffel e basta. Schnitzel, sì, vabbè, dovrebbero essere le cotolette. Brezel. Greve? No, greve. No. Vogliamo Jadus Prim in pista, dice. Hurricane 7 is back. No. Quindi quale pista? Bello. Bello il casco. Anche di... solo una tedesca. Sentiamo un po' il tedesco vostro, vediamo. Ah, io l'ho detto Kartoffel e poi cosa avevo detto? Allo e poi non mi ricordo. Io so dire Scheiße. Una parola che non si può dire. Ah beh. Una parola che non si può dire. No, allora non dirla. No in zen. Attenzione Mirko, migliora di 2 decimi. Non posso scriverla. Vabbè dai, sì che puoi scriverla, credo. Anche io non so uno in tedesco, non posso scriverla. Migliora di 2 decimi Mirko. Io so. Diciamo che se noi la pronunciamo 0. Potremmo... Arriva sul traguardo. 26-9, ottavo. Associato a un cognome famosissimo nella Germania del 33. Ah, ho capito, 33. capito. Io la so. Inizia per H. Ma soprattutto è... Esatto, inizia che... Per H, ma si pronuncia come la sigla per l'Associazione Italiana Leucemie. Però non si può dire, attenzione. Quindi, allora... Tenetelo bene a mente. È una sigla, 3 lettere. Dove troviamo una A, una I e una L. Me l'ho detto. E allora devi stare molto attenti. E allora stiamo buoni, siccome io le gare le voglio anche vedere su Hobby Notturne, il canale, io ci tengo che funzioni ancora. Allora, io pale più 0. Mi dissocio. Pale te l'ho detto. Pale 13esimo più 0 189 nel primo intertempo. Ma Frino sta andando come Jack Sparrow, ovvero piano, e poi abbiamo Big Chief che è sceso adesso in questo istante con la gomma rossa nuova. Allora mi sembra giusto dedicargli a colui che è importante. Posso giocare anch'io? Come ti chiami, Alfan? Perché noi siamo da... Dici il tuo ID, c'è un posto se vuoi. Siamo da PC, eh? Come da PC? Che cosa stai dicendo? Dai, dimmi il gioco, l'uomo. Allora, attenzione, scodatissima lì di Big Chief. Ah, cazzo, sono PS4, mi dispiace, peccato. Beh, Zama è da PC, io sto streamando da PC, va lunghissimo lì Big Chief, vediamo se... Sì, ma è buono il giro, rimane verde la pista. Forse Big Chief si sta emozionando, è emozionato secondo me. Avrà sicuramente i pantaloni sporchi. No, Ettore la Ettore l'ha persa e anche Big Chief in diretta l'ha persa. No, Dio, pale!
Ettore, mi sa che ho preso Big Chief, ho preso retromarcia. Mentre stava girando Ettore, ha preso Big Chief. È successo un macello, è successo anche un macello. Anche Schizza è morto. Mauro e Dedo stavano facendo il giro veloce. Attenzione, attenzione. Scusate. C'è zio Badino che nel primo intertempo fa prugna. Fa prugna zio Badino nel primo intertempo. Via zio Badino verso la camerata numero 10. La camerata sempre più difficoltosa. Via verso la curva 11 in questo istante. Per favore. Scala 3 marce. Entra in quarta, quinta, sesta, settima. Brutto il casco dello zio Badino, deve cambiare il casco. Ancora prugna. Ma quello base, ovvio che fa schifo. Mamma mia, è orrendo sto casco. È quello base. Ultima curva, okay, per lo zio Badino qua. Scusate, che ho ancora un po' di Covid, quindi. Ecco qua, arriva sul traguardo lo zio Badino. 1:25.385.3. Boh, qui è imbattibile, impossibile, impossibile. No. Vabbè. Edo ha fatto lì una virata strana. Non è Emiglietto, scusatemi il nome in grafica. Due decimi sotto, Edo. Attenzione. Arriva carico con tutte le cocomere sulla sua Aston Martin. Come l'app a tre ruote che si ribalta. Arriva verso l'ultima curva. Edo 96 sul traguardo. Pietro fa secondo 1:25.797. Arriva Edo, fa anche lui secondo 1:25.6. No, non ho visto Mauro. 25.999, ha scattato una posizione. Speriamo che reggano i server Nintendo per questa gara. Sì, reggono. Server reggeranno sicuramente. Ah, tra i decimi lo zio Edo, fai un po' il capo, signor Zama, e mi inviti per favore. Intanto mezzo zio Badino, Edo, cosa devo fare? Ti ho invitato. Faccio il recap. Scusate. Allora, zio Badino, Edo, Pietro, Muferrari, Diablo, Flocchi, Ettore, Big Chief, Mirko e Colombo. Questi sono i primi 10 che partiranno rispettivamente tutti con gomma rossa. Dopodiché abbiamo veloci 2 secondi, 1 il restante dei perdenti che sono Irving e poi eliminato Core, Scheggia, non faranno la Q2. Ma come non fanno la Q2? Non erano comunque la Q1. Zio Badino che fa quel tempo lì in Q1, ragazzi. No, ragazzi. Sì, assurdo. Sto qua gira in 24, zio. 25.0.24. Infatti, eccole qua. Non piove, stranamente in Q2. Ma questa è la gara, te non mi freghi. Solitamente se ci fossero state le Q, non sarebbe stata questa gara. Ah, ricordatevi che c'è il giro di formazione. Ragazzi. Come ti ho invitato Alfa QV? Ti ho già invitato Alfa QV. Ma non ha capito che siamo da PC, inutile che li inviti. No, non ce li ho gli alert. Lobby, no, chi è? Jade, non ce li ho. Sì, l'alert. È Jade. Ecco, no. Non ci sono neanche quell'altro. No, la signorina via. Ah, quello è da mettere, porca miseria. No, c'è. L'avete messo? Che ce l'abbiamo su. No, giro di formazione, vediamo. 4 5. No, non è il giro di formazione, partono, scattano le vetture in questo istante. Questa è stata là vedo Aston Martin. Parte malissimo. Che va per prati. Purtroppo la signorina non c'è, qualcuno là gli piace abbattere i cartelloni. Subito Mauro. Mu Ferrari terzo. Secondo Edo. Zio Badino è primo. Questa è. Ci puoi riprovare. La partenza. Perché non va? Cosa non va? Cosa? No, non mi vanno i replay, non so perché. No. Lobby buggata allora. No, è un problema mio. Tranquillo. Diablo su Flocchi, bandiera gialla, Mister Palumbo, Colombo ritirato. Primo ritiro, primo cadavere. Si è lanciato con qualcuno, Colombo. Ecco, scusate, problemi tecnici che... Oh, si toccano! Manelson butta via Colombo. Flocchi Diablo, arrivano alla curva 11, Flocchi Diablo. Ma Manelson, il bot.
buttato fuori Cormac, godo. Come ha... povero Corrado, ha perduto la vettura. Ma proprio l'ha buttato fuori apposta, proprio si è visto. Guardate, la macchina stanno lentissime, ma non so... Allora, quindi questa è la situazione che si sta sviluppando sul tracciato del Bahrain. Diamo un po' di dettagli ai Twitch spettatori di Lobby Notturne. Cambio posizione, no, telemetria no, non mi piace la telemetria. Dettaglio, gomma, ecco qua. Queste sono le gomme, vabbè, Zio Badino può già andare a prendere un caffè. Muferrari terzo che tallona Edo. Diablo quarto, secondo tre. Subito i box, box dietro. Emanuelson e Scheggia vanno ai box. Ci sono sicuramente dei problemi, vediamo, sì, sicuramente Scheggia cambia ala. E anche Emanuelson, che Emanuelson mi ricorda il giocatore del Milan che fece un gol su punizione contro la squadra russa, che adesso non mi ricordo il nome. Però, non si può dire, perché sennò poi dopo siamo bannabili. Sì, vero, giusto. Una squadra che russa. Questo che periodo. Russa. Vediamo se forse qua c'è... Mirko Tuzza, eccola qua. Cinissimi. Eccola qua, l'ho trovata chi, io. Chi? Hai provato? No, mi dà sound alert offline, che c'era la signorina. Oh no. No. Vabbè, perché sono collegato con OBS, evidentemente, non con... con Streamlabs, non, sicuramente, con lo Streamlabs non, di Jade non è comunque funzionerà. Un problema. Non è un problema, perché poi, quando tornerà Jade, ci sono anche quelli nuovi. Ah, bello. Di una famosissima rimonta di Valentino Rossi. E fanno vedere che stanno montando le gomme da bagnato. Ah, vero. Si arrabbia. Via! Allora, basta. Muferrari. C'è anche il famoso audio di Cavani, che dobbiamo fare. Muferrari terzo. Quarto Diablo. Se è arrivato il DRS, se è arrivato. Ecco, inizia già a fare il genovese, secondo me, Muferrari. Flocchi quinto. Flocchi quinto, perché sicuramente Muferrari risparmierà un sacco di Ers. Zio Badino, vabbè, ha già un secondo e sette dopo tre giri. Lui tranquillamente può andare a prendere caffè. Bisogna vedere se Mauro c'è, può avere il passo. Ma io ho una domanda per voi, ragazzi. Ma secondo voi il caffè qua nel Bahrain è buono? I petali di rosa, non lo so. I petali di rosa, in effetti. Lungo. L'ho visto anch'io, Mauro, che è andato un attimino... È andato un attimino lungo, Mauro. Chiude la mobile. Purtroppo distacchi sgranati, a parte Ettore Sorrentino, che è settimo con la sua Red Bull. Ha ormai a meno di due decimi. Attenzione, c'è una bandiera gialla. C'è Mirko che si è girato. Mirko Tuzza. Ricordiamo che non c'è il Ghosting, quindi attenzione. Sì, avevo visto Mafrino per un momento che l'aveva centrato. Ettore vicinissimo. Ettore che è adesso su Big. Entra problemi. Dov'è? Eccolo, Ettore su Big Chief. Passa. Ettore con questo casco. Con questo casco. Scusate, Ettore. Mi ricordavo un po' il casco di David Coulthard. Attenzione, Flocchi, anche lui è molto vicino a Diablo, che lo vedo un po' sulle uova, un po' impacciato in questo istante di gara. Quando sono passati solo 4 giri di 29 qua sul tracciato di Bahrain. Muferrari sempre a 4 decimi, Big Chief a 6 decimi. Attenzione a Pietro che al momento sta diludendo, caro Kevin. Pietro sta diludendo. No, ha fatto un tagliaerba. È vero. All'inizio una partenza abbastanza brutta. Si è improvvisato all'inizio un po', sai, come posso dire, come Bud Spencer. Un John Deere sembrava. Quel chopper là, no, con il chopper, con quel motorone grande, con quelle ruote grandi. Sì. Allora, stiamo sul onboard di Pietro, che è davanti a sé a Big Chief e poi a Irving Lozaino, lo chiamerò Lozaino perché mi è più facile, davanti a Lozaino, cavolo, staccatissima, staccatona di Pietro,
che adesso può spalancare la mobile. Vediamo, vediamo se se ne mangia due in un solo boccone. Irving, forse Big prenderà il doppio da Irving. Vediamo se arriva anche Pietro. Arriva, sì. Sì, passano. Passano sia Irving che Pietro. E poi adesso attenzione che in teoria Irving non ha il DRS. Però Pietro lì è uscito scodando un po'. Attenzione, stiamo ancora qua. Vediamo se tenterà l'attacco Pietro alla Alfa Tauri di Irving. No, no, resta dietro. Anche se va lungo. Vediamo se incrocia. No, non incrocia. Con la Alfa Tauri. Pane e pizzare intanto. Oh, pizzare. Che lotta. Passa. Pizzare. Pizzare, Pietro, pizzare. Qui, la staccata, non entra. Il mio salvatore. Il DRS. Colui che mi ha fatto portare a podio in quella gara fantastica, in quella del Canada. Gara fantastica, poi podio rubato. No, scoda Irving. Attenzione, sì. Scoda Irving e Pietro passa. Pietro passa. In settima posizione, ha mormorato qualcosa Big Chief, probabilmente mi ha mollato qualche insulto, non ne sono sicuro. Sì, Toria Sete è insultato. Assolutamente no, non mi permetterei mai. Mi prendo, ti chiami Diablo. Raga, questi cosa sono insulti di quella lingua. No, vabbè, gli amici questa scimmietta che mi ha regalato che mi ha regalato un ragazzo del Bangladesh che si trovava là a Milano Marittima. Attenzione a Mu. A proposito di Bangladesh, un saluto a Scheggia, perché Scheggia di quelle parti, adesso non mi ricordo se è Bangladesh o Congo, adesso non mi ricordo perché li confondo. Comunque Scheggia dovrebbe essere del Congo. Ora attenzione, Mu Ferrari, wow, molto vicino. Vicinissimo, non ci prova. Non ci prova. Lo zio se ne va. È un po', sai, un Ferrari è un po' come un uomo col preservativo, secondo me. Vuole prendersi le precauzioni e vuole solo lui passare quando può. Quindi, sai. Quindi vuol dire che lo zio Badino. Vabbè, lo zio Badino lancia tutto. È una cosa che inizia con P e finisce per Ana. Sì. No, aspetta. No, zio Badino, posso dire, quello che va, sai, al casino e fa all-in subito la prima mano a poker, capito? Cioè. Guarda qua, 2 secondi e 3 subito su Edo, che comunque Edo anche lui è un gran manico, quanto pare, tallonato da... Quindi dici che Mauro è più da Poker Face, in effetti. Porca puttana, oh. Non ce la faccio. Scusate. Il socio. È il Covid, ragazzi. No, ancora, la puttana purtroppo, non è più porca. Oggi ho fatto il tampone e sono risultato ancora positivo. Puttana, ancora positivo. Anche io prima ho lavorato un giorno e poi mi hanno messo a casa per 14 giorni in malattia con questi altri 7. È incredibile. Allora, Mu Ferrari. Big box. Cambia le gomme, mette le gomme hard. Io non lo so se questa è una scelta. Fino alla fine. Io non so se questa è una scelta azzeccata per Big Chief, perché. Sinceramente, sì, la strategia base più o meno. Freccia non andava con le hard, quindi in quel di sabato. Quindi io non lo so. A meno che non ci sia della pioggia sull'asfalto, non lo so. Attenzione, che Mu perde qualcosina in questo istante. Tutti distacchi di un secondo e passa. Quindi potrebbe essere una gaia. Non è una gaia, scusate, una gara un po'. Pensi la Gaia, Non lo so, mi è venuto in mente Gaia. Io di Gaia non ne conosco, è quello il punto. Maiadone. No, è perché a quest'ora ci si è abituati ad avere il fucile in mano, invece io mi trovo con il controller in mano. La situazione è la seguente. Vabbè, la ferma uguale, ecco, dai. Ecco perché hai comprato la Switch. Aspetta, questa non l'ho capita. Perché la Switch si dividono i controller, no? Se puoi giocare a Wii, alla Wii tipo, no? Sì, ma io con la Switch non ci gioco. Scusate, no, ragazzi, sono scoppio 104, ovvero scoppio ritardato. Io le battute ci arrivo più tardi, quindi magari... Ci dissociamo per gli amici del... amici che stanno indietro. No, sicuramente non ci sarà nessuno qua con qualche... Cricala, attenzione, attenzione, Madonna, che caldo che c'è in camera mia.
attenzione, cioè, Pietro! Amici che hanno la 104 veritiera, perché ci sono quelli che ce l'hanno, ma non la dovrebbero avere. E sono i nostri amici scimmie. Ah, stai dicendo che qualcuno truffa lo Stato italiano? Io penso di essere al momento re dei truffatori dello Stato italiano, perché sto percependo disoccupazione e anche la malattia, in quanto ho lavorato solo un giorno e poi ho preso il Covid, quindi in questo momento penso di essere sull'Olimpo dei truffatori. Ricordiamo che un pilota è carabiniere, quindi se hai ascoltato questo... Finché è un carabiniere non fa niente, se c'è un finanziere sì, lì c'è qualcosa finisce che... finisce tra luce e vino e prigione. Attenzione, aspetta, tanto a... che dice, ma il pilota carabiniere quando arriva ai box ha la stessa paletta o ai semafori? Attenzione, sì, diamo anche la coltesta a tutti. Fa anche l'alcol test. Ah sì? Bello. Allora, Diablo ai box e anche lui monta la gomma bianca. Dopo una domanda a Zama, tu Zama hai Twitter? No. Perché devi sapere che Twitter è la mia specialità. Twitter è la mia specialità. Quando non ho niente da fare, il mio telefono capisce che deve farmi aprire Twitter e mi manda dei messaggi molto emblematici. Ok. E ci sono sotto queste persone, c'è, come ho detto prima, gente che decide il fucile. Scusa, Ettore è dentro, incrocia con Flocky, però passa Ettore. Allora, stavamo facendo di nuovo questo discorso di Twitter che sembra interessante. Nel frattempo Pietro cerca di ingravidare Flocky. Ecco appunto. Mediamente l'età media di chi va a commentare queste cose si aggira fra i 45 e i 72 probabilmente. C'è gente che cerca in tutti Pietro, i modi Pietro, di oh Pietro dove passa? Di dare il proprio fucile. Poi c'è chi ha una K47 e chi ha una 9 mm. Sai qual è il punto? Che entrambi arrivano. Allora, un attimo, c'è Ficherazilla che dice buonasera. Buonasera. Allora, io volevo dire, nel frattempo entrano Ettore Sorrentino e Flocky Box. Allora, io vorrei solo dire una cosa. A questa difesa di chi ha le 9 mm, perché penso di essere possessore di 9 mm. Anche storte. Mamma mia, beato te, cavolo. Allora. Io arrivo a 6. Anch'io sul 5 e mezzo. Ah, ragazzi, dai, impossibile. A me me l'hanno pure tagliato, porca puttana. No, allora, il salice piangente. Sì, il salice piangente. Allora, in possessore di probabilmente 9/6 mm, io vado a difendere i 9-6 mm perché l'importante è come si spara. E quindi tu puoi avere anche la K47, ma se non becchi neanche un attimino il bersaglio non va assolutamente bene, non va. Quindi meglio avere una 6 mm e beccare direttamente la testa e il bersaglio e piuttosto che avere una K47 e beccare la faccia della signorina via. Allora, piove, ma finché non rientrano va bene. Allora, Munferrari, torniamo su Munferrari, lui che sembrava esperto di signorine, però c'è Mafrino che si trova... Box Edo, Box Mauro. Oh, tutti e due, Box, attenzione, bandiera gialla. Una Ferrari. Mirko Tunze. Ferrari, credo sia lui, Mirko Tunze, Mirko Mito. Vai Ettore, vogliamo vedere un podio. Vai Ettore, vedere Ettore Sorrentino. Ettore che al momento cosa fa? Ma della gialla, Mirko, ritiro volontario, lato dritto, palesemente. Virtual. Però. Insultato, devi scrivere Mirko Buffone. Mirko, non si fa così, Mirko, non si fa così, Deluso, delusi da Mirko. Non vabbè, si fa perché così. Virtual, live, ricordiamo che è tutto bannabile.
Non possiamo bannare. Oh, la TV che si spegnerà fra 5 minuti, porca miseria. No, dov'è il telecomando? No, fra 5 ecco. Minuti, cazzo, c'è un'altra gara, le due. No, beh, cosa c'è, la Moto3? No, Cina. No, Cina. No, non è vero. Sì. Andiamo. Dai, ragazzi, andiamo, lasciatemi prendere il fucile in mano dopo, per favore. Ecco, drive-thru, Crifala. Ah no, cosa è successo? Drive-thru per Crifala. E nel frattempo abbiamo Big Chief che si è agganciato, aggancia il bersaglio di Crifala, che Crifala, vi ricordo, avrà il drive-thru se lo vuoi. Crifala ha detto che ci sei, quando vai in box prendi un panino al Mac. Ecco, Crispy Mac Bacon per me e poi un Dio Mac Chicken. È un Happy Meal, per favore. No, l'Happy Meal non mi piace. Anch'io, te la sorpresa. L'Happy Meal non mi gusta. Vorrei sapere dalla chat qual è il loro panino preferito del McDonald's, che poi lo mettiamo magari a votazione se è possibile. No, non è possibile. Infatti McDonald's o Burger King? Io ho tutta la vita Burger King, ragazzi. Anch'io. Attenzione, Pizzare, Irving ai box, Ferrari passa secondo. Anche zio, esci davanti. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Alpine, credo sia Dio Pale. Chi è che si è fermato? Alpine, credo sia Dio Pale. Vorrei che fosse Diablo. Dov'è? No, Dio Pale la Williams. La Williams è Dio Pale, la Alpine. I colori sono uguali, bastardi. Sì, sti bastardi. Ma dove gira? Pensate oggi, prossimo sono tutte palline blu tra. Attenzione che Diopale ci, eccola. Diopale a 10, 20 secondi, ci sarà un ritiro in box. Ha fatto la perla. Ma è ancora vivo. Sì. Ma è ancora vivo, Non ce la fa neanche ritirarsi. Stiamo su Diopale che vogliamo vedere come si ritira. Ecco, nei migliori del modo. Puoi uscire perché c'è il bug che Diopale, Mirko, insultateli, due buffoni. Capre. È uscito nei migliori del modo. Capre ignoranti. Allora, FK Razzilla dice Big Mac. Big Chief. Io scrivo Big Chief. Scusate, ho Covid ancora. Cazzo, io con le bianche. Ancora possessore del mio corpo. Qua potete, nella chat sfogo notturno, potete comunque insultare i piloti. Siete delle brutte persone. Ritiri così? No. Mi chiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe. Io parlo banna VIP. Sì, concordo. Squalificati per una settimana, troppo poco. E mamme sono e bot, quindi attenzione. Che c'è anche doppiato ed è in mezzo davanti a Ido. E nel frattempo là davanti ci siamo persi un attimino la gara. C'è la safety car che comanda su Zio Badino. Secondo Zio Badino, terzo Muferrari, quarto Edo, che davanti a sé ha Emanuelson. Diablo poi sì, è quarto. Sì, Emanuelson è doppiato. Diablo è quarto, quinto Pietro. Ettore che sembrava stesse per superare Pietro. Poi abbiamo Big Chief settimo, Irving ottavo, Pizzare nono, Cormac decimo, Manfrin undicesimo. Questa insomma è la classifica. Allora, no, non so se è ancora collegato Jade, ma ti piace il logo di Lobby Notturne che gira? A me, cazzo, mi fa impazzire, l'ho fatto prima. Se lo vuoi te lo passo, Gide. Bello, Passa, che lo prendo io. Passa, te lo lancio come un Pokémon. Tira. Porca miseria. Cazzo, faccia no, però. Mi sono dimenticato. Ecco. Adesso che ci penso. Millimetri. Mi sono dimenticato di chiedere alla mia ragazza come va su Pokémon Go, che ha installato da poco Pokémon Go. A proposito di ragazze, tanto che ci siamo, raccontaci la tua ragazza da ideale, ti mangiamo. No, io ce l'ho già la ragazza, perché devo raccontare. Ho capito, le cose sono una tua ideale, tanto non sta guardando. Non sta guardando, cosa devo dirti? Io ti dico che è ideale perché è napoletana, basta. Ok, allora mi dissocio, ragazzi, da quello che ha detto. È quella che ci hai abbracciato al collo, per caso? No, lasciala stare. Lei è. Ah, si illuminano anche gli occhi, non so se vedete la live. Eccola. Sì.
raccontaci che cosa devo raccontarti, essere? Cioè cosa devo dirti, non so come deve essere la tua ragazza, alta, bassa, ma saranno cazzi miei come deve essere la mia ragazza, ma no la tua, ma se tu sei single ma che cazzo te ne frega te, no, lo so. Qua in chat ci sarà qualcuno che li piaci? No, perché? Sì, io mi immagino che sarà una chat, vabbè no niente, io non posso, non devo fare la live, ho troppa tosse. Come diciamo a Bologna, è una chat di braga. Tutti con i pantaloni. A Bologna ci sono i meme su Facebook, come fai a capire che sei di Bologna? Uno che si rola una canna, uno con i capelli a rasta che studia filosofia e che si mangia i kebab. Strano. Sembra Carmagnola. Vabbè, il kebab abbiamo anche. Esatto, abbiamo anche un ragazzo frequentante di Carmagnola che ora dopo la lobby notturna, in attesa della lobby delle 2:30, va a prendersi un bel kebab. Scusate, Carmagnola dov'è di preciso? Torino. Provincia di Torino. Ma che brutto nome è Carmagnola? No, non ci dissociamo. No. A me fa ridere Carmagnola. Beh, noi abbiamo paesi come Gambulaga, dove ci sono i due laghi, cioè. Budrio. Budrio già nel mondo. Badolato libero, ricordiamo. Ma chi combina Emanuelson? È bot e Emanuelson è crashato. Vabbè, Emanuelson fa un po' quel cazzo che gli pare, no? Io dico, ma lascialo in pace il bot di Emanuelson. Sì, infatti, cioè, è lì che sta guidando, sta rischiando la vita il bot. Tutte le volte che ci incazziamo ce la prendiamo col bot che deve guidare. Cala, è crashato Emanuelson. È dalla qualifica che è crashato. Eh sì, è dalla qualifica. Stavo cercando una maschera. Stavo cercando una maschera per fare concorrenza a chi si è mascherato. Ma cosa fa Ettore? Ettore, attenzione! Ettore ha perso un paio di posizioni. No, stavo lottando con Pietro. Infatti Pietro si riprende una posizione nuova. No, gliela lascia. Mi stanno capendo. Mi sa che Pietro ha superato Ettore. E Pietro non chiede di dire la posizione. Bella tattica, Pietro, stranamente, superare in safety car come l'ultima volta che volevi provarci col bot a Monza. Adesso qua ce l'hai fatta. Bravo Pietro, bravo. Porca miseria, ma chissà se sul PC ce l'ho ancora il video della catapulta. Guarda. Bellissimo quel video. Vediamo se riesco. Io avevo il video di Belen, se mi interessa. Vabbè, quello io... Quello è reperibile in tre angolazioni differenti. Sul sito della Roma. Mi sa che l'oblico ha fatto una brutta fine. Mi sa che per un po' non partecipa più. No, ce l'ho. No, quello di Belen, non metterlo che è bannabile. No, non ho quello di Belen. No. Dai. Tutti trovano quello di Belen. Anche Santiago, il figlio. un video per te. Se c'è posta per te. E fila busta se c'è il video. Come Temptation Island. Ho un video per te. Temptation Island? Cos'è successo a Temptation Island? No, niente, abbiamo fatto un paragone. Non lo so, non lo guardo. Tranquillo, oh lo zio! Si è girato in safety? Beh, che cosa fa? Sì, si è girato in safety lo zio! No, ma no, l'ha fatto apposta, dai, l'ha fatto apposta. È girato in safety. Lo hanno tamponato. Safety car in questo giro, tra l'altro. No, lo hanno tamponato. Allora, chi è? Perché era Mauro, secondo. Ce l'hai il replay? Zama, ce l'hai il replay? No, non ce l'ho. No, purtroppo non mi va il replay, non so il perché. Non so, andava tutto, ho fatto l'accesso poi per lo streaming e non va più il replay, però... No, adesso sta partendo la gara. L'ha tamponato Mauro perché lui è il secondo. E vediamo il rimonto. Abbiamo visto il rimonte da primo, da ultimo a primo. Tantissime volte. Vediamo lo zio. Lo sarà in mezzo alle bestie di Satana. Guarda. Sì. Riparte. Tredicesimo. Davanti si riparte. Allora andiamo. Torniamo a commentare. Attenzione, Pietro vicinissimo. Pietro vicinissimo a tentare l'attacco su Diablo. Attenzione, Diablo con la gomma bianca. Per favore, regia. Dove passano qua? Sorpasso alla.
alla spa, diciamo, alla, tra Häkkinen e Schumacher, con in mezzo quell'altro povero che pilota che secondi. Non ricordo il nome, attenzione, che fa la 3 secondi, diablo, oh, vicinissimo, si tocca Flocky, in mezzo c'è Martello, zio, attenzione, lo zio in mezzo, è già passato, dodicesimo, Flocky sale in decima posizione, là davanti c'è un Alfa Romeo Sauber che fa la cosa migliore, si leva dalle palme, attenzione, bandiera gialla, Emanuelson che rallenta, per fortuna Emanuelson ha saputo fare la cosa migliore, ovvero levarsi dalle palle, allora attenzione, torniamo là davanti, attenzione zio Badino, porca miseria, non mi trovo quest'anno con la grafica. Zio Badino molto vicino a Crifala, ne ha di più zio Badino, vediamo se entrerà qua, curva 11. Vediamo se stacca, no, sta dietro. Adesso il gruppo è tutto compatto, quindi ci saranno sorpassi. Oh, Crifala, pega qui dove posteriore. Tenta di passare, no, lì no, non si passa qua. Perfetto, andrà, resta dietro, là dietro. McLaren, ma frino. Eh sì, era uscito come un petardo. Attenzione zio Badino, molto vicino. Mio zio, all'interno. Ah, tenta già il sorpasso qua e passa. Bandiera gialla, Pietro. Pietro no, all'ultima Pietro. Curva. Pietro si gira, non vorrei fosse in contromano, no? Va verso la corsia dei box, alla danneggiata purtroppo Pietro. Purtroppo Pietro ha l'ala danneggiata. Allora, Crikala, ma Flocky perché in fondo... non lo so, me lo sono perso anch'io. È una pippa. Pietro i box e anche Manfrino i box. Attenzione che Edo è molto vicino a Muferrari. Muferrari che comunque dà uno strappo di 6 decimi. Diablo terzo con la gomma bianca. Anche Ettore quarto con la gomma bianca. Bravi piloti, non troppe penalità. A parte Flocky, Crifala, Scheggia. Attenzione. Qua davanti c'è ancora lo zio Badino che non riesce a superare Flocky al momento. Secondo me c'è un bel aspetterà... trenino qua, oh, un bel ci toccano Flocky con la Ash. Attenzione, pizzare. Pizzare no, all'interno Big. Di curva 11. Ma chiude, stacca chiude. Stacca forte Big. Stacca forte. Vediamo Big se Chief. Vuole incrociare. No, sta dietro. Adesso lo zio è su un trenino di 4 macchine. Vedrà tantissimo. Flocky penalità. Vediamo se lo zio si infila. Come la mortadella in un panino. Ma è molto appaiati, più appaiati si danno. È scarichissimo Flocky. Ad adesso c'è il DRS poi. Da adesso c'è il DRS. Non in questo retrino, nel prossimo. Vediamo, addirittura vuole provarci anche subito su core. E passa. Va davanti anche Pizzare. Tutto l'ers, anche Pizzare su Big. Passa lo zio. Doppio sorpasso. Attenzione Flocky. Flocky. Chi è che l'ha preso? Ha toccato lo zio Badino. Ha toccato lo zio Badino Flocky. Staccata da fuori di testa di Flocky. Vediamo Big su Pizzare, bandiera gialla. Non so chi sia, attenzione Pizzare, Big. Dove passa? No, 3 secondi per Pizzare, peccato per Pizzare. Deve approfittare lo zio. Lungo Pizzare, vuole incrociare lo zio. Là, incrocia. Attenzione, su attenzione verso. Che la curva in discesa è difficile da fare. Davanti! C'era Big Chief. C'è la fama, mamma mia, lo zio che cosa ha fatto? Piantato come uno scoglio. Credo senza problemi Big, perché senza e passa, niente. Io zio live fatto fuori 4. Ero ancora precoce per farla. Ero ancora precoce per fare qualche live. Sesto lo zio Badino, risale, ha superato, ha lasciato lì piantato Big Chief, là dietro! Bandiera gialla. Là dietro ho visto Flocky che si è preso con Pizzare. Ancora sì. Flocky, ma i freni usiamoli i freni. Tanto zio ha già preso Irving. Sì, lo zio Badino è di un altro Irwin pianeta box. Irving si leva giustamente. No, va tutto a destra per non dargli la scia, un po' di waving. Ah no, non è andato questa, in box. Questa cosa giustamente, che attenzione, Flocky si è ritirato. Schifo. Si è ritirato i box, bravo Flocky. Bravo, non come Dio Pale Mirko. Attenzione lo zio. No, vergognosi. Ma lo zio ha finito l'ers, invece Irwin al 36%. Mamma che staccata. Lo stesso. Staccatona. Staccare così. Come Leclerc. Lo zio Badino. Gran sorpasso.
Russell passo. Ma volevo sapere tutti quel tavolo di cosa hai fatto. Come hai fatto quel tavolo? Di cosa hai fatto? Di abete, di... Ma non si spacca mai. Cosa gioca? Con cosa gioca? Col pad o con... Pad. Chi? Lo zio col pad. Zio è sempre stato pad. Ma io mi ricordo lo zio sì, forse in qualche gara il VPR. Sì, nella cosa. Sempre stato, sì, sempre stato Coscassano. Sì, no, è che sto pensando nella quella che raggruppava tutte le categorie, l'ho commentato. Adesso la Super Cup, nella Super Cup l'ho commentato. Sì. Oh, ma fine Pietro. Oh, Pietro lunghissimo. Va, il DRS passa. Attenzione, Edo e Mauro per la prima e la seconda. Passa Edo passa. Vai, Mauro 70%, Edo 43%, buonissima pistone. Forse Mauro si può riprovare. C'era lui il DRS. È abbastanza sbagliato superare. Che sua volta vuole andare in battaglia discreto. E passa. Passa facile. Contrattacco di Mauro. Cazzo combinano? Che cazzo hanno combinato anche qui? Oddio, si muove la tastiera. Zamma, occhio! No, Zamma! Siamo piccini noi. Come una catapulta! Se vuoi giocare, punto esclamativo Discord. Fluid Gov. Non ascoltare Diapo, noi giochiamo da PlayStation. Poi io sono... Sono peschello io quindi non io so. Io sono su PC adesso. Io sto streamando da PC. No, ma perché devi ingannare queste povere persone, Diapo? Me lo spieghi? Cioè, me lo spieghi? Mi devo arrabbiare, che Diapo. Bello. Sì, arrabbiati. No, ma non posso perché non ce la faccio. Mi fa prurito tutta la gola già adesso, con... non esternamente, ma internamente. Gratta. Vorrei avere una forchetta e grattarmi l'interno della gola e vedere cosa esce, perché... Prova a metterti un dito in gola. No, è una sensazione bruttissima, te lo posso garantire. Lo so. Attenzione, Edo, vicino, vediamo se tenterà l'attacco qua dopo curva 1, 2, 3. Se tenterà l'attacco curva 4, ma Mauro esce bene, si prende mezzo secondo di spazio. Adesso 4 decimi, 3 decimi. Resta dietro. E attenzione, Ettore e Diablo che stanno combattendo. Lo zio è arrivato. Un secondo, due secondi guadagnati, due giri. Due secondi, sì. E hanno 10-11 giri rispettivamente di gomma Diablo ed Ettore Sorrentino. Diablo questa volta sembra che tenga bene il ritmo con la gomma bianca. Appena detto. E lui è fatto tanto ridere questo. Questa è stata bellissima. Questa va nel TikTok di Robin Notturno. Appena detto, mi dispiace Diablo, non volevo. Allora, io comunque... Dai, porca miseria. Ma Edo non si può staccare per un secondo una volta. Voglio mandare il video della catapulta. Perché ci sto vicino non riesco. Attenzione che dietro c'è anche Cormeg, Corrado, molto vicino a Irving. E torniamo là davanti però perché c'è la lotta qua tra Edo e Muferrari. E infatti ecco qua, Cormeg passa ma anche Edo a curva 1 passa, si prende tutto il DRS che gli regala Mauro. Mauro tira una staccatona furibonda e forse così non ha preso il DRS. Corpo a corpo di nuovo, attenzione. Infatti Mauro è ancora DRS. Mauro non ha preso il DRS. Molto vicino a Edo. Vediamo qua, curva 4, Edo. Resta dietro. Sta dietro. Vediamo Corey Irving, stanno lottando loro due. Come Edo e Mauro, sempre come prima, uguali. Vediamo se lui stacca, li dà all'esterno e poi cambia direzione. Bello questo. Mai visto una cosa del genere. Mai visto una cosa del genere. Sì. Non capisco come mai Corme è andato a sinistra poi a destra. Peccato. Come si sono presi? Mi sembrava un po' la dinamica di Vettel a Silverstone con Verstappen. Attenzione a zio Badino che si trova già a 3 decimi. L'ha preso. Probabilmente il sorpasso è già maturo qua. Io non lo so cos'ha su quelle dita. Passa. Io non lo so cos'ha su quelle dita lo zio Badino, ma io
non vorrei essere il suo fucile in questo istante. Se va così forte con quelle dita, con il controller, non oso pensare con il suo fucile. Allora attenzione, zio Badino adesso deve recuperare 4 secondi e 4, che sembrano un monte bianco da scalare, ma per vediamo lui cosa vuoi che sia. Settore ci prova, ci riesce, un po' ci di riesce fastidio. Ci riesce, ci Settore riesce comunque al DRS. Zio, lo zio l'ho finito. Spia rossa che si accende dentro la attenzione, macchina. Attenzione, attenzione. Non ci provo ancora. Edo, attenzione, Edo, là davanti. Edo ha tentato l'attacco. Ma adesso forse. Ferrari. No, sta ancora dietro, Edo, sta ancora dietro. Ma resta dietro. Resta dietro. Brutta la classifica che mi copre lungo. Metà visuale. Brutta questa classifica. Non so come ha fatto le classifiche l'Acco De Master, ma dovranno rivedere qualcosa in Formula 1 22. Passa Crifala su Irving. E Big Chief, buono buono, zitto zitto, è lì in sesta posizione con la sua gomma bianca. Sembra che stia andando a messa con la sua Mercedes tutta panterona. Le suorine. E Ettore comunque che si trova ancora sotto il secondo. Apre il DRS con questo casco. E boh, bianco e nero, non mi dice niente però. Ciao. Non mi dice niente anche il casco di zio Badino, perché veramente è il più bello. È quello bacio, il più bello di tutti. In tinta con la latina. Mi va solo l'alo, non capisco il perché mi va solo l'alo e non mi andava il replay. Dovrò indagare su questa situazione che mi si è creata nuova, ma prima andavo. Siamo di nuovo Edo. Come prima? Oh. Ma stavolta lo brucia. Infatti, stavolta passa. Se Mauro stacca, se stavolta Mauro non stacca, però lui ci avrà il secondo DRS. E quindi siamo sempre punto a capo. Sì. Attenzione, qua un infatti, Ferrari. Lo vedi. Infatti, lo sei, punto a capo come sempre. Esce dalla scia. Oh, stacca, e a curva Edo, 4 lo attacca, lungo, ma lungo, Edo resta lungo davanti. Non è finita, non è finita, attenzione, sono appagati. Bravissimo. Bravissimo qua, Ferrari. Questa lotta ne approfitta un pochino lo zio e poi sta arrivando con calma. Ho le ascelle che mi sudano. E ho la maglia nuova della Ferrari e la sto rovinando. Peraltro originale, comprata su un sito che si chiama F1 Monza. Se la volete, la modica cifra di 70 euro. Ladri. No, dai. Appena uscita era andato al museo Ferrari e era 110 euro, lascia stare, dai. Edo. Hai preso quella con la striscia gialla o la bianca? No, con la doppia striscia nera, nessuna delle due ho preso. Quella col lutto. Quella, no, è quella, sai, quando sei attaccato alla squadra e non al pilota, io sono attaccato alla squadra. Però... Oh no. Però volevo dire una cosa, bravo. Secondo me le stanno svendendo perché deve tornare Mission Winnow sulle magliettine. Attenzione, Edo di nuovo sul rettilineo, spalanca la mobile. Ha guadagnato tipo 3 secondi questa lotta. Tre secondi, secondo me ci arriva. Attenzione che adesso ce l'ha Mauro di RS. Mancano 4 giri comunque. Mauro ancora, 2 secondi e 6, lo zio Badino ruota, i due piloti di Aston Martin e Alfa Tauri. Passa Mauro. Però 2 secondi e mezzo lo zio Badino qua ha preso già mezzo secondo. In 4 giri. Ma può fare se si continua ancora così. Pietro ha preso posizione su scheggia e c'è anche lotta tra Pistare e Irving. E passa Irving, passa lo zaino. Diavolo, giro veloce. Purtroppo gliel'ho gufata con. Sta mantenendo un buon passo. E attenzione che lo zio Badino è a 1 secondo e 7. 1 e 7. È arrivato ormai. È come il panino con la mortadella per andare a fare il pranzo al sacco al parco. È come andare a fare il pranzo al sacco content al parco. Porca puttana, niente, non ce la faccio. Non dovevo farla. Ragazzi, voglio bene, ma non dovevo farla. Dopo vado a letto con la tosse. Allora, Edo, mezzo secondo. Domani so già che si lamenterà con me. No. Perché t'ho costretto. Mi sto lamentando con i miei polmoni, che io non lo so come abbiano fatto a prendere il COVID proprio alla fine. Edo, due decimi. 150.
Arriva la staccata. Stacca per star più indietro. Stacca, forse ce l'ha ancora lui. Bella, bella questa lotta. Mamma mia, no, fantastica questa lotta. Ce l'ha Mauro, ce l'ha Mauro il DRS. Ce l'ha Mauro. Mauro lì ha tirato una staccatona da straccio di licenza. Attenzione che comunque Edo è molto vicino, ma resta dietro. Dio, comunque 1.6, 1.6, Dio, li vede, 1.6, 1.6, 1.4. Ecco, li ha visti. Ha guadagnato. Ha guadagnato, però non ha guadagnato tanto adesso. Ma perché comunque col DRS nel primo secondo settore, nel primo settore perdi tantissimo. Cioè, guadagnano tantissimo. È qua che perdono tanto. Infatti, 1-2, 1-1. 1-1, 1-1. Qua perdono tantissimo. 1-1. Ormai si aggrega anche lo zio Badino su questo carro di carnevale. Mancano tre giri. Tre giri al termine. Tre sono i giri al termine del gran premio amichevole qua del Bahrain per le World. Guardiamo anche dopo c'è Cina dopo. Le World Lobby notturne, così dovrebbe chiamarsi. World Wide Web. World Wide. Vabbè, per le World Lobby notturne, insomma. E sta arrivando lo zio Badino un secondo e uno. Zio, non c'è ancora il DRS, quindi di aspettare il giro 27. VLN che 0,9 decimi, no, non ce l'ha. Potrebbe essere l'acronimo di VLF per Edo passa sul Fiat. Dritto. La 1 con la F. Questa volta copre. Arriva la Fiat. Vediamo, attenzione. Mauro comunque, rimane lì un secondo e due. Un secondo e due lo zio Badino. Ancora Mauro, spalanca la mobile. Passa Mauro. È passato. Mamma mia, che lotta, ragazzi. Sto per tirare fuori il mio fucile, perché questa lotta veramente equivale a un video. Ha un video della nostra Dani Camori. Incredibile. Manda la foto su Twitter dopo. No, non posso. Sì. No. Su Twitter sì. Attenzione, è arrivato, ragazzi. È arrivato, ragazzi. Questi li chiamerò adesso Muferrari Martina. Edo lo chiamerò Danica. E infine lo zio Badino lo chiamerò Malena. Ecco, sono qua. Tutte e tre, i nostri tre orgogli italiani. Qua davanti. L'Italia non va ai mondiali, ma ci vanno loro. Ci vanno loro i mondiali. Attenzione che lo zio adesso può spalancare l'ala mobile. Sono curioso di vedere come si difenderà Edo. Vediamo se Mauro, l'unico senza DRS, può subire un doppio adesso. Vediamo se lo zio dà fastidio. Secondo me qua lo zio Badino fa il doppio sorpasso. Me lo sento. Fa il doppio sorpasso. Non usa l'ERS, nessuno usa l'ERS. Però Edo si avvicina lo stesso. Edo si avvicina tanto. Vediamo se tira la staccatura. Bravissimo Mauro, che difesa. Mamma mia, che gara, ragazzi. Esce male. Mauro, esce male. Il DRS ce l'ha Edo, forse si può provare. Dai, per favore, regia. Tutti e tre vicinissimi. Come i salami nel banco dell'Ipertosano. Vicini. Banco, tanti tipi di salame. Ma prino. Bandiera gialla, non c'è la safety car. Michael Masi dice no. Mikey no. Lo zio Badino. Dove entra lo zio Badino? Wow. Che gara, fantastica, che gara emozionante qua su lobby notturne. Big Chip, troppo. E anche lui è citato, anche lui. Tre secondi di penalità, scusate, l'emozione mi fa rompere un po' la voce. Questi occhiali che continuano a scendere da tutta gara, che stanno scendendo. Dopo per Cina ci penserà Kevin al sistemare tutto. Allora, dove? E tre ravioli al vapore per me, con le verdure. Magari è ravioli al vapore. Allora, zio Badino. Zio Badino, ecco, vediamo. Ecco. Kevin, facciamolo serio. Questo è l'ultimo giro. Ultimo giro, attenzione. Zio Badino è lì. Li annusa. Attenzione, molto vicino Edo. Alla prima curva. Si stacca. Attacco. Bersaglio agganciato. È allertata la contraerea. Di Ferrari si gira Edo. No. Attenzione. Allora, potrebbe essere. Tra zio e Mauro. Potrebbe essere vittoria facile per Mauro. Potrebbe essere un'altra vittoria per lui. Qua su lobby notturne. Che ormai è irraggiungibile.
incredibile. Mezzo secondo di vantaggio. Attenzione che qua la differenza la fa lo zio Badino. La fa qua la differenza. Adesso qua è importante trazionare bene. Un giro di differenza. Mauro avrà sicuramente tanto Erse. Io non ve lo mostro. Non sono come la Martina Smeraldi. 21, che mostra tutto. 30. 3 decimi. È uscito decimi. Come un animale lì zio Badino. Non lo usa. È uscito aspetta, come un animale. Invece Mauro resta dietro. Mauro ha usato un pochino. E resta dietro. Attenzione, curva 11, 12. Verso la 13. Si è teso la spia di Mauro. Attenzione. Scodata. Scodata, fa le onde. Scoda. Fa le onde. Vicino. Sorpasso. All'ultima curva, vediamo se crocerà. No, lo zio Badino la va a vincere. Lo zio passa e vince. Mamma che gara. Peccato per Edo. Terzo Ettore. Edo purtroppo no, un po' Edo, di frustrazione. Si spacca la vetrina. Che gara. Peccato per me. Ai box è spagato. Sì. Big Chief, quinto. Settimo, Pizzare. Mamma mia, ragazzi, che allora, bellezza. Adesso che è finita. Che bella gara. Mamma mia. Questa è una bella gara. Mamma mia. Intervista subito. No. Ci mettiamo un attimo. La Cina può aspettare, la Cina è vicina. Coni che a sua volta vuole andare in battaglia discreta. Recita l'angelo. Non va il video della cazzo. Cazzo combinano? Che cazzo hanno combinato anche qui? Mi piace il logo di Lobby Notturne che gira, mi piace. Ancora? Ma te hai guardato solo quello? No, a me è una figata, devo dire, è una figata. Ma cazzo, non ho preparato un post interviste qua, un po' di terremo. Ma se non ti preoccupare. Va benissimo così. Mi avete fatto venire la tachicardia con ste urla. Ma cosa vuoi che sia la tachicardia? Vediamo se posso far così. Allora, ecco qua la classifica. Zio Badino primo, secondo Muferrari. Scusate, ancora Covid. Terzo Ettore Sorrentino, quarto Corrado, quinto Big Chief, sesto Pizzare, settimo Pietro, ottavo Cree, Diablo nono, decimo Scheggia, Irving undicesimo, dodicesimo Edo ritirato, Emanuelson, Mafrino, giusto, non uso il PC, io uso la PlayStation, Flocky, stavo usando il mouse per scorrere, ma quando non, allora, Diapo dice, mi saluti, ciao Diapo, ci vediamo ciao, in Cina. Ciao Diapo, Kevin, sono tuo fan, ciao, mi fa un piacere. Porca puttana, mi dispiace che non che non abbia avuto Streamlabs come Jade, perché c'era la signorina via da fare andare. Un peccato. Zama, sei troppo forte, ma io non sono io, ragazzi, sono nessuno, io sono nessuno. Allora, Big, mi sa che hai invitato qualcuno per le interviste, no? Sì, ho invitato. Io nel frattempo cerco di far andare. Allora, io cerco di far andare il video. Io voglio farlo andare perché in diretta live non è mai andato il video come una catapulta. Vediamo se riesco a fare così. Intanto salutiamo Mauro. Eccoli. Finalmente buonasera, li risento, ragazzi. Dopo tanto tempo. Buonasera signorini, buonasera. Piccolo spoiler, forse a me non, da altre parti non mi risentirei più, comunque. Non si spoilerò. Allora. Ma lo zio Badino non ce li ho tra gli amici? Pensa un po'. Zio sbondolone. Certo.
Allora. Non ha fatto una serie ed è arrivato qua. Vabbè. Buonasera, Dio, buonasera. No. Buonasera Nottambuli, buonasera. 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 Hai tanto a chiedere, tanto comunque non facciamo in ordine. Zio, ma cosa è successo in Safety Car? Pensavo riscaldandole come, forse Mauro, non lo so, si è distratto, non lo so, ma ci è entrato, addio. Anche se comunque non mi sono scomposto più di tanto, avevo solo paura di passare i talebani. No, io dalla mia visuale ho visto che sei. Allora forse hai mai tirato una laggata, ma che ci pensa, hai mai tirato una laggata, perché anche io ho visto che stavi con un attacco. Ah, ecco, perché adesso ti manderò poi la clip, praticamente. Davanti a me ho visto che ti sei messo con la X, a un certo punto la tua macchina è sparita e mi sono aiutato prima. Ho detto, ma... Oh, questo è solo l'intervista. Cioè... No, non sono interviste. Ci stiamo preparando... No, ragazzi, ci stiamo preparando per il Gran Premio di Cina, stiamo giocando a Sudoku come quando si va all'All You Can Eat e si ordina... il mangiare, sai, no? Tipo ravioli al vapore, numero 46, cose del genere. Ok. Scusate che ho ancora un po' di Covid in circolo. Va bene. Niente, partiamo da Ettore, terzo classificato. Cosa da chiedere? Niente, no, Ettore qualcosa ha fatto. Adesso io non rimembro, però qualcosa ha fatto Ettore. Neanche noi, questo. Neanche io, quindi non ho fatto niente. No, ho avuto una buona costanza. Grazie Ettore, passiamo a Mauro. Maurizio Costanza. Mauro, possiamo Mauro, che è la cosa più importante. Ah, niente, Mauro, raccontaci come è andata la gara e tutto il resto. Perché mi fate le domande? Posso andare veramente io? Ti ho già finito con Ettore? Sì, vai pure. Va bene. Va bene, io ho un problema. È geloso che vuole arrivare lui terzo. Chiedete Zebadino come fa ad essere così veloce con il pad. Da Cricala 491. Sono poche le piste dove il pad va forte ormai quest'anno. Quest'anno con le mani Grigato. Allora posso andare io? Vai, non ti preoccupare. Coni, ecco funziona. Qualifica Coni, che sua volta vuole andare battaglia discreta. Recita le Angelo, niente più. Poi ho sentito una botta fenomenale. Cazzo combinano? Che cazzo hanno combinato anche qui? Sono schizzati fuori come. Occhio, insomma, occhio! Ho attaccato Dedo più che altro per risparmiare Ars. Non l'ho attaccato nei giri primari, diciamo, perché non volevo perdere troppo tempo nemmeno dallo zio, perché poi stavo pensando a un possibile riaggancio di DRS con la sua stay box e niente, poi alla fine è uscita questa safety car, è successo questo problema con lo zio che francamente nella mia visuale, poi manderò la clip anche a lui per capire. Io praticamente a un certo punto l'ho visto con la X e mi è scomparso davanti. Infatti è una cosa stranissima. Ho pensato che fosse crashato, però addirittura che sparisse la macchina. Mi è sembrato tutto strano per mandare la clip. E mi sono guardato poi indietro per vedere se l'ho crashato io, ma gli altri li vedevo bene. C'era Edo che era normale come tutti gli altri, lo zio davanti aveva la X. Poi a un certo punto è sparito e mi sono aiutato a gestire io la ripartenza di safety. E niente, poi abbiamo fatto una battaglia bellissima con Edu. Sapevo che lo zio poi sarebbe arrivato, ma sinceramente mettersi a fare tattiche per non far avvicinare lo zio sarebbe stato brutto, almeno così vi siete divertiti un po' in live. E quando poi è arrivato lo zio, le gomme chiedevano pietà perché a forza di fare staccate, difese su Edu, avevo finito tutto, perso gomme, non avevo più niente. L'ultimo giro ero veramente in crisi, sono andato al tornantino lunghissimo perché non riuscivo più a finire la macchina, ho stampato due traversoni che per poco non finivo a muro. Poi ho provato giustamente lo zio perché poi sono uscito malissimo dalla penultima curva. Quello sì, vero. L'ultima Proprio traverso anche curva hai acceso un cero in chiesa perché hai rischiato di perderla, Mauro, no? Quasi. Anche l'ultima curva, sia la penultima che all'ultima, le gomme erano veramente finite, non ce la facevo più. Lo zio è stato abile ad infilarsi.
E niente, giustamente c'è stato spazio, poi col DRS, perché ha preso la linea prima che mi passasse, quindi col DRS è poi andato via, ma l'avevo persa anche in trazione, proprio non ne avevo più. Sarebbe stato forse impossibile difendersi, perché avevo finito tutto. Ero proprio al limite della foratura, va Ah, bene però. così, bravo lui. Io ho una domanda da fare a Complimenti. Mauro. Ma come fa a essere così genovese con l'Erse? Ce lo spieghi? Siamo tutti curiosi. Come fa a essere così genovese nel senso così tirchio con l'Erse che non lo usi? Ci spieghi come fai? Non lo usavo perché io già mettevo in conto che lo zio arrivasse negli ultimi giri a dar fastidio, quindi cercavo di No, spremerlo il meno anche possibile. sabato avevi l'ERS a 90%, Sì, perché sabato la 100% è una gestione differente. 100% secondo me è inutile spingere come un dannato per tutta la gara, una gara lunghissima, secondo me gestire il più dolcemente possibile le gomme. Anche non andando magari al ritmo full, no? Al massimo del ritmo, tenendo semplicemente un buon ritmo, perché tanto la gara è lunga, molto lunga. Quindi lì l'Erso ho risparmiato per questo motivo qua, perché per me non aveva senso spingere come un dannato fin dai primi giri. Poi ho spinto nel finale, perché nel finale si va a dar tutto, ma per tutta la gara sono stato, diciamo, tranquillo, passo gara semplice, senza usare Erso, o poco o niente. Qua invece l'ho fatto per un possibile avvicendamento dello zio in lotta, però comunque Edo, ma poi nei giri finali mi ha costretto a usare tutto l'Erso, perché comunque stavo facendo fatica con le gomme, lui era sempre più insistente negli attacchi e niente, finita così, bravo lo zio, come al solito, Lo va zio, bene il secondo posto, dai. ragazzi, è un angelo piovuto dal cielo, veramente. Io non so come definirlo, anche perché da dove veniva mi Allora mi vado a ricordavo. fa Monaco allora. Sì. Vado a farmi Monaco. Perché Monaco? Avendo della Monica nel cognome, penso ci si azzecchi pure. Oh no. Non l'ho capito. Angelo Monaco, vado a fare qualcosa di cattolico. Nel Lo senso zapaglio di cognome fa sei. della Monica. Sono un angelo. Sì, un angelo, Praticamente sì. sono, Un non lo so, un esportatore della parola santo. di Dio. Quindi Oh no. Ci dissociamo. quindi Allora, vado io a chiudermi in convento. mi dissocio, dico che mi puzzano le ascelle. Avevo la maglia nuova della Ferrari che l'avevo messa, adesso non so come lavarla, però troverò un modo di Rinvitami, lavarla. figlio. Allora. Rinvitami. E momento imbarazzo. Adesso Quando imbattito. dubito. Non lo so, io non so cosa dire. Direi che Effettivamente lo possiamo possiamo chiedere chiudere, allo zio com'è andata la sua gara. no? Sì, A vero, com'è questo andata la tua punto. gara, zio? Se ci vuoi raccontare com'è successo che ti sei girato in safety car, anche se sembra che Mauro abbiamo spiegato che forse c'è stato un lag, cose del genere. Volevo, vedendo la clip, vedo che lui c'ha un attack, ma forse c'è stato qualche incompatibilità tra le connessioni. Poi Diciamo Edo che e gli altri li vedevo bene. sì, perché io praticamente non l'ho mai toccato. Io sono sempre stato dietro. A un certo punto l'ho visto con la X e poi sparire. Quindi per quello, infatti, manderò la clip per fargli vedere. Perché io in safety car non, è raro che tampono qualcuno. Non l'ho fatto nemmeno stasera. Ecco, adesso mando poi la clip. È stato tutto un colpo di una Sì, ma poi connessione. da voi due, voi due c'è da fidarsi, quindi non, io penso non sia successo niente. Allora poi raccontaci la tua rimonta, zio. Niente, che si potrebbe riassumere in piovono madonne, perché c'era Mafino che stava buttando fuori Cormac, Floki che ha fatto una staccata, mi ha centrato, fortunatamente non è successo niente, a curva 1, Pizzare e Big Chief che si stavano scannando tra di loro, forse a Baghdad si sarebbe più tranquilli, o a Kharkiv, non lo so, se invece di stare là dietro. Fortunatamente dopo aver spesso mi sparato dietro mi sono messo a fare passo, cercando di risparmiare Erza che purtroppo stava a secco. E qualcosina ho riuscito a dare a Cimolà. Poi forse, devo
Devo ringraziare Edo che si è Edo. ammazzato. Non mi ha dato, Sì. sì, ci ha dato l'opportunità di attaccare Mauro. Anche perché cioè, l'assetto un pochino scarico, vedo che di posteriore è un po' ballerino, devo cambiare qualcosa nel caso. Era un test Però l'assetto. comunque sei riuscito a portare a casa una vittoria importante, una bella vittoria. Bella Cioè, mi lo devo rimonta però così, vabbè, no, c'è gusto. non è che mi sono alterato nel successo al Ben Safety Car. Ci sono rimasto più male ieri che ho perso la gara per tipo 30 millesimi. Sono uscite 48 safety car sul bagnato in Brasile. Ah, in Brasile. No, purtroppo Brasile non. I piani erano altri ieri sera, Avevo preso 5 probabilmente. secondi al box perché la macchina non frena sul bagnato. Volevo come Ai ai ai, l'asciutto. ai ai ai. Non Stavo andare sul cercando gingere. di, diciamo, scontarli in pista i 5 secondi, ma sono uscite sempre le safety car, hanno riazzerato il distacco. Comunque, stranamente ne è uscita una sola oggi. Vabbè, tra l'altro apposta, quindi potevo uscire anche zero, È sinceramente. un inizio primordiale. Chi è stato a farci la sesta? Indovina, Allora, indovina. uno era un pilota sulla Ferrari, no, Mirko, Uno era no. Mirko, è uscito la Virtual, Pada ha fatto meno con la safety. Mirko. Ferrari stanno sempre i gangri. E poi Lo non mi so dico, lo so ricordo chi dico. è. Lo dico, sì, mi dissocio. No, Ormai chi non me era l'hanno fatta l'altro? intervista, brutti buffoni. Ma ovvio, cosa c'è da chiedere? Non hai fatto niente. Se sto bene, come è andata la mia giornata Ma non ci lavorativa, non ci interessa, cioè. sono Mi stanno sparando. No, ma Comunque io sono preso per chiuderei costruzioni. dicendo bravo Edo che avevamo ben pass, ho preso 25 se non era cattivo come tempo. Ma l'hai messo con le costruzioni, Ettore? Mauro non ho avuto cioè modo di vedere comunque perché inizialmente era nel DRS di Edo, poi si sono dati fastidio quando sono arrivato. Porco! Vabbè, non metto in dubbio che stava Ehi! andando forte pure lui. Te che te ne rimando, pushalo! Qui. Se ne dizzi down a questi due invece. Cosa ha No! detto? Cosa ha detto Diapo? Oh mio Dio. Se ne Ah, dizzi down. Diapo sta giocando a A Fortnite. Fortnite sta Sì! giocando. Stiamo approfittando. Mannaggia, mamma mia. Oh, io sono le 2:10, ragazzi. Siccome è stata una È giornata. arrivato il momento dei saluti. Eh sì, Ettore, ti ringraziamo per la partecipazione a questa Prego, conferenza. prego, prego. Ma qua sono tutti gelosi, non mi vengono a fare l'intervista perché sono troppo forte. Che devo No, fare? beh, Ettore È la dura vita. comunque. No, Ma beh, che però Ettore è trovi? stato bravo, tranquillo, buono e tutto ed è riuscito a prendersi un podio. Quindi complimenti a Ettore. Grazie Zama, grazie Zama. Complimenti a Ettore. Vuoi dire qualcosa, Grazie, Ettore? grazie. Ma no, no, no. Io sono solo tutti i miei fan che mi seguono sempre, ogni sera, ogni Mamma mia, che giorno. schifo. Voglio sei penoso, sei. Sono un tuo Basta. fan. Allora, Lo so, lo so. permettetemi solo di fare una cosa. Di Fra, non me lo fa mettere nuovo, l'altro. perché non va? Dai, mettilo. Eccolo, Coni, che eccolo. sua volta vuole Oh, andare sta battaglia andando. discreto. Recitale Mamma mia, Angelo, chi è recitale quello? Angelo, Angelo niente più uno. Poi ho sentito una Ormai botta col fenomenale. video. Boom! Da Vinci. Davide. Non ne ha Oh, mai questi fatte gioco! Che di cazzo altri. combinano? Che cazzo hanno No! combinato anche qui? Questi ragazzi sono schizzati fuori come. Occhio, Ci Zamma, prendono occhio! male Zamma, non Zamma, No, prendono male Zamma! Zamma! È proprio Come trasparente, una mentre da me catapulta! il contatto è stato quasi a fine rettilineo. Eh sì, io non Bella, ti ho, bella. come vedi, non ti ho mai toccato, cioè, assurdo. Bello, bello. Bene, ragazzi, è stato bello. Addio. Addio. Ci sentiamo, ci aggiorniamo sul nostro gruppo Discord, cioè sul vostro gruppo Discord e boh. Che devo dirvi? Buonanotte a tutti allora. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte a Addio. tutti. Addio. Buonanotte. Buonanotte. Forza Napoli. No, 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 non ho Oh, ancora chiuso. uso la scimmia che è No, forza Milan, forza Milan, anche se ha pareggiato. Fammi mantenere la Veramente scimmia. calma. Ma forza Questo è Milan. l'intervista di Ettore, sei vergognoso. Non ti voglio più vedere o sentire.
Calma, allora parti, quello è lui, è l'ultimo con 10 secondi di penalità. Andiamo all'altro. Sì, godo. Buonanotte.